Buongiorno, il nostro itinerario oggi inizia molto presto, faremo un giro sopra le montagne di Gordona. E lungo il nostro percorso incontreremo diversi amici. Ciao Gianluca, ciao. Che giro facciamo oggi? Beh, innanzitutto benvenuti a Gordona. Gordona, Val Chiavenna, provincia di Sondrio. L'itinerario di oggi parte da questa piazza e proseguirà lungo la mulattiera che ci porta fino a Cermine. Poi proseguiamo lungo la dorsale che a mio parere è una delle escursioni più belle della zona. Prima tappa ci spostiamo e arriviamo alla partenza della mulattiera che è in cima al paese di Gordona, all'uscita del paese. Il percorso può essere fatto in parte anche in auto e per salire fino ai 1200 metri si può prendere il bollino presso i bar del paese. Da lì bisogna proseguire per forza a piedi. Ciao! Cristian! Abbiamo attraversato il paese e subito imbocchiamo la mulattiera che seguiremo lungo la prima parte del nostro percorso di oggi. Questa è una mulattiera storica. Sì, questa mulattiera è stata finanziata da Giovan Battista Mazzina nel 1929-30 ed è una delle più significative della Val Chiavenna. Il Mazzina era nato a Gordona nel 1884 e fece fortuna nel settore alberghiero in Sud America, in particolare a Buenos Aires, dove lavorarono tra l'altro diversi gordonesi. E molti gordonesi lavorarono anche la costruzione di questa importante mulattiera che collega Gordona a Cermine. Il Mazzina non solo finanziò la costruzione di questo importante sentiero, ma anche il restauro della cappella ottocentesca che poi vedrete intitolata alla Madonna del Rosario. Le mulattiere erano opere importanti per la sopravvivenza di quei tempi. Sì, erano senz'altro un'opera importante, basti pensare che non c'era all'epoca naturalmente la strada carreggiabile che verrà realizzata solo negli anni 70 del Novecento e questa mulattiera era fondamentale per i gordonesi che avevano a Cermine diversi alpeggi e lo stesso Mazzina, il benefattore che la finanziò, aveva delle proprietà e da piccolo faceva il pastorello sull'alpeggio. La mulattiera. Self belinet, pecenec un rastel, cun tucci a riche, a prefa murel. In sila invieva, quella spunduna, tare da lei, adossa gorduna. Piena de pient, e valet con quai sas, con l'ares in cima, e erbui a bas. E visiteda, in gran bella maniera di una strada cavezza, la mulattiera. Gran bella ore, e fai un'opera buona, un vanto da sempre di tutta Gordona. Stiele scain, miracoli de sas, ignuto il fe finta d'aprire gordas al passaggio de gente bescio, de un mancardie, de mam cui fiu, sas consumè, al vescapa nagut, regurde il carez, faccia pe biut, te sei una pagina della nostra storia, e sunti sas te fissè la memoria. Mulattiera, regal de num, con la testa fina, gordonese generoso e migregna argentina. Abbiamo percorso la prima parte della mulattiera, ci troviamo in località Donadivo a 750 metri di altitudine. La mulattiera si sviluppa su un percorso di circa poco più di 4 km per un dislivello complessivo che va da Gordona a Cermine di circa 1000 metri. Il tempo di percorrenza della mulattiera nella sua interezza da Gordona a Cermine per un escursionista medio, diciamo, è di circa un'ora e mezza. E lungo il percorso abbiamo anche incontrato due bikers. Qui dove siamo?
Allora, qui siamo in località Orlo, siamo più o meno a 1160 metri. Noi siamo saliti da Gordona, però facendo la strada carrozzabile, perché il sentiero del benefattore in salita non è fattibile con le mountain bike, però adesso ci aspetta una bella discesa pedalabile, molto tecnica, fino a Gordona. Noi invece proseguiamo fino a Cermine. Com'è la via? Allora, adesso voi proseguite sempre per il sentiero del benefattore e in 20 minuti più o meno arrivate a Cermine. E con questo scampanio festeggiamo il nostro arrivo all'Alpe Cermine. Qua termina la mulattiera del benefattore. Andiamo quindi a vedere l'alpeggio e mi sa che qualcuno sta pensando a noi. Allora, avete terminato quello lì? Un po' di ginestra, un po' di questi qua che sono bellissimi. Questa mattina ho raccolto un po' di fiori di campo perché io sono appassionata a raccogliere fiori e fare un po' composizioni. Direi che potrebbe essere un'idea che ho lanciato ai ragazzi prima. Quando alla fine della scuola sono stanchi di studiare, praticamente sui libri non ce la fanno più, le maestre magari un'idea, qualche lezione così di recupero, di creatività, raccogliere fiori nel campo e fare delle creazioni. Io sono con Silvia in una delle tante belle baite che si trovano qui all'alpeggio di Cermine. Silvia, che cosa stai facendo? Buongiorno, sto impastando la fugiascia. Si tratta della focaccia, di una focaccia che è un piatto tipico di Gordona. Questa qui è la versione lievitata, cioè le veda nel dialetto. Queste sono uova delle nostre galline. Ogni famiglia ha la sua versione, ovviamente, perché ognuno ha le sue tradizioni. Questa è la versione che fanno anche durante le feste. Qua è la base, stai preparando la base? Sto facendo la base con della polenta, semplice polenta, molto morbida, allungata con del latte, farina bianca, poi si mettono nella versione leveda, cioè lievitata, si mettono le uova, il lievito e le uvette. Bisogna impastarla delicatamente perché se impasti delicatamente e li vuoi bene alla pasta, viene più buona. Poi nella versione invece tareda, cioè senza lievito, non si mettono le uova, non si mettono le uvette e non si mette il lievito. Quindi è molto più semplice. Quindi si impasta e poi si lascia riposare? Questa leveda sì, si lascia riposare delle ore, alcune ore, viene rimpastata e è più dolce, è una cosa più per le feste. Mentre quella tareda, cioè senza lievito e senza uvette, è il pane. Lo usavano come pane una volta, nei nostri alpeggi anche. Ecco, l'impasto è finito, abbiamo fatto la croce, così lievita bene, adesso deve riposare e poi questa sera la mangiamo. Allora noi proseguiamo il nostro itinerario e non vedo l'ora che arrivi questa sera. Va bene. Ciao Silvia. Ciao, buona passeggiata.
something that's never been done before. Yeah, I wanna see the field of my dreams. And the miles away from the things that I'm looking for. Abbiamo abbandonato la mulattiera e l'alpeggio di Cermine, ora comincia la parte escursionistica su sentiero che ci porterà per la via diretta all'Alpe Cima, una via abbastanza impegnativa, per poi proseguire verso il bivacco della Forcola. Tempo stimato da qui all'Alpe Cima 1 ora e mezza circa, dall'Alpe Cima a bivacco Forcola 1 ora. Siamo quasi arrivati all'Alpe Cima, dopo aver percorso il tratto più ripido e impegnativo, ma nello stesso tempo panoramico. E siamo su una sorta di terrazzino naturale dal quale si può ammirare la Val Pilotera con il bivacco Avorerio, il bivacco di proprietà del comune. E nel comune di Gordona abbiamo tre rifugi bivacchi. C'è la baita comunale dell'Avorerio, non è aperta durante l'anno, bisogna chiedere le chiavi in comune, e poi abbiamo il bivacco della Forcola che vedremo tra poco e il bivacco dell'Alpe Notaro. Questi due bivacchi sono sempre aperti e utilizzabili durante l'anno. Siamo quasi alla cima, alle mie spalle la cima, ma non può mancare una breve citazione sulla Valle Spluga che ci porta al Passo dello Spluga e quindi alla parte alla Svizzera, e dall'altra parte la Val Bregaglia che invece ci porta verso il più conosciuto Passo del Maloja e St. Moritz. Quindi qui abbiamo veramente un panorama eccezionale, da questo punto la vista è bellissima, quindi a 360 gradi. Buongiorno! Ciao, ciao. Ma quasi mangia, si beve già, eh? Anzi, siamo già in ritardo, 12:30. Pensionà mangia la mesdì. Salve! Buongiorno, ben arrivati! Tutto bene? Ecco, qui siamo arrivati all'Alpe Cima, qua è molto pittoresco. Esatto, c'è il campanile che è il nostro simbolo del nostro Alpe, e tutti i paesani, tutti i viandanti, gli rimane impresso. Qui siamo proprio sul crinale della montagna. Esatto, siamo proprio su un spartiacque, possiamo chiamarlo, che dà la Val Pilotera e la Val di Peschadel sulla destra e la Val Chiavenna sulla nostra sinistra. Questo alpeggio ha anche una struttura particolare. Ci sono le baite tutte fatte di sasso che è stato riportato perché
nei dintorni non era disponibile la materia prima, è stato un po' lavorato e sistemato. Tutto a secco? Esatto, tutto a secco, sì, perché il trasporto era tutto col zaino, la gente veniva in alpeggio con gli animali e si devono adattare com'era. Quasi tutte le baite qua c'è la zona giorno, come si dice adesso, e la zona animali da basso, però sono tutte caratteristiche, sono tutte uguali. La bellezza e la particolarità è che il campanile è staccato dalla chiesa. Il campanile è stato costruito sopra una roccia, mentre la chiesa è più in basso, è rotonda e guarda la valle, guarda. Benissimo, un posto bellissimo e conservato molto molto bene. Noi adesso invece ci rifermiamo un attimo, ci ristoriamo e poi proseguiremo il nostro giro per raggiungere il rifugio della Forcola. Qui all'Alpe Forcola lei ha ancora una baita come quella di una volta? Sì, è rimasta come era una volta, questa qua è sempre stata così e è così, è un po' diroccata, però va bene così. Ci si dorme ancora dentro, ma io ci dormo ancora dentro. C'è anche il camino come era una volta, senza canna fumaria né niente, così con la legna, così. Poi c'è il tetto con le piode. C'è il tetto con le piote come era una volta. Ogni tanto mi entra un po' di acqua, ogni anno faccio la mia manutenzione con l'aiuto di qualche amico e via. Siamo arrivati all'Alpe Forcola e qui ad accoglierci troviamo la signora Lucia. Salve. Buongiorno. A che altezza siamo qui? Qui siamo a 1830 metri. E qui siamo nel bivacco. Al bivacco Forcola, sì. Costruito nel 2000. Sempre aperto, nonostante sono anni che è aperto, non ci lamentiamo perché troviamo sempre tutto in ordine e a posto. C'è da ringraziare i visitatori, che sono anche parecchi che passano di qua. Viva! Alpe Forcola! Viva! Qui le cose da trovare sono giuste, stretto necessario per farsi un caffè, un tè, una colazione per chi pernotta, ma dopo è il paese della cucagna, se non si importa non si ammagna. C'è la camera di là con 12 posti letto, a castello sono, poi volendo però coi sacapeli si aggiungono altri 4 posti letto. Come funziona per usufruire dei servizi di questo bivacco? Funziona niente, di quello che c'è bisogna accontentarsi, poi c'è una cassaforte se qualcuno vuole ringraziare mettendo qualcosa, visto che la roba viene portata su con l'usufrutto di un elicottero, dopo che lo gestisce nel senso che fa arrivare la roba con l'elicottero che è la Proloco di Menarola. Alle nostre spalle vediamo il Pizzaccio e sotto il Passo della Forcola, era una zona importante. Sì, specialmente il Passo della Forcola è molto importante, è una zona praticata dai contrabbandieri fino a... Io sono del 1963, calcola che
quando avevo 10 anni vedevo gli ultimi a passare, che dopo non rendeva più, non lo facevano più. Però sentire i racconti del mio papà è così, vuol dire che passavano anche 30-40 persone insieme tutti e in tutti i mesi dell'anno. Perché dietro il passo della forcola c'è già la Svizzera. C'è già la Svizzera che si arriva giù a Soazza, lo facevano per bisogno, logico. Dicevano che quelli più forti facevano anche 3 viaggi in una settimana e vuol dire che andando a Soazza a caricare, dal passo della forcola a scendere ci vogliono 3 ore, caricarsi e risalire, col rischio di portartela via quando arrivavano qua. E qui invece vediamo un bel pascolo. Sì, questo è il pascolo della forcola che conta 40 erbate. 40 erbate sarebbero 40 mucche adulte. 10 erbate sono comunali e 30 sono private. Siamo tutti con proprietari, io compreso. E io da bambino fino a 3 anni, io e mia sorella lì venivamo qui con le mucche, con la mamma. Dopo abbiamo mollato tutto perché logico non si poteva più andare avanti. E adesso portano su queste bestie qua che sono allo stato brado praticamente, la lasciano lì e vengono su ogni tanto a guardare quello che succede. E qui al Bivacco Forcola si conclude la nostra salita di oggi. Ora riscenderemo a Cermine dove ci aspetta la focaccia. Ecco qua la fughiascia bella pronta. Sì, abbiamo iniziato a farne una qualità, che è quella con le uvette. Una volta si facevano le uvette con i fichi e con le noci, che erano i prodotti che avevamo sul posto. Ed era tradizione farla alla messa di mezzanotte. Quando si rientrava dalla messa di mezzanotte noi trovavamo ragazzini questa fughiascia fatta sulla piotta, che era un dolce, non era un pane, era un dolce. Mentre invece quell'altra, la focaccia, quella classica, è il pane, perché noi non avevamo mai avuto forni, a parte il forno della stufa che era piccolino. E perciò si è cominciato a cucinare questo pane sul sasso, sulla piotta. Ma la tradizione qua continua. Io sono grigio e mentre invece lui è biondo, perciò non vogliamo mollarla. Siamo orgogliosi di avere questa tradizione, questo modo di cucinare il pane e da grigio a biondo andiamo avanti all'infinito. E allora andiamo a vedere come viene cotta questa focaccia. Allora Silvia ti ha portato la pasta lievitata e tu l'hai stesa. È un lavoro difficile? No, dai, non è tanto difficile, è abbastanza facile come lavoro. Ci vuole solo un po' di esperienza e provare un paio di volte. Dopo si impara abbastanza facilmente. Com'è il procedimento? Allora, il procedimento: si scalda prima la piotta sul fuoco, successivamente si stende l'impasto e si mette sul fuoco e si cuoce. Però si mette sul fuoco in maniera particolare. Sì, la si mette in verticale e poi si continua a girare ogni quel tot, bisogna dargli un giro per farla cuocere in modo uniforme. C'è anche un rischio molto pericoloso. Che cada, ogni tanto può darsi che cada, specialmente quando si scalda troppo la piotta, può darsi che cade. Quante volte è caduta? Adesso andiamo un po' sul personale, diciamo. Non bisogna dirlo quante volte è caduta, sennò... Va bene, allora ci dobbiamo fidare e speriamo di riuscire a mangiarla anche noi. Queste altalene sono belle alte, saranno almeno 5-6 metri. Sono state costruite le altalene, la carrucola e il resto del parco giochi dai nonni e gli adulti dell'Alpe Cermine. Tutto il materiale è stato preso nei nostri boschi qua e è stato montato direttamente sul luogo. Che dire di Cermine?
Beh, un luogo fantastico, si sta bene d'estate, anche d'inverno perché è molto soleggiato e ci si potrebbe trasferire a vivere, insomma. Una volta era comunque passaggio di alpeggio, era la prima tappa e per poi salire i monti più alti. Vai Sere! E mi raccomando, sorriso! Silvia, non potevamo che terminare la nostra gita provando i prodotti e assaggiando le ricette del vostro territorio. Che cosa hai preparato per noi? Ci sono dei formaggi della latteria di Gordona, questo salame di Chiavenna, anche la brisaola di Chiavenna. Poi c'è questo vino anche prodotto a Pianazzola, sempre comunque vicino a Chiavenna. E poi le marmellate di nostra produzione con la frutta nostra. Ecco, è anche arrivata la fugghiaccia, si dice così? Fugghiaccia. Ecco, la focaccia appena tolta dal fuoco, ma adesso ce la mangiamo. Benissimo, allora manca solo il Donato e tutti i nostri amici. Avanti popolo. Allora, ringraziamo la Commissione Biblioteca del Comune di Gordona per il prezioso aiuto nella realizzazione della puntata di oggi. Per qualsiasi informazione potete contattare gli uffici del Consorzio Turistico della Val Chiavenna e noi vi diamo appuntamento ad una delle nostre prossime gite. Ma adesso cosa si fa? E con questa tavolata si festeggia! Grazie a tutti! Grazie!